ore 7. GR1. Capaci 30 anni dopo, per non dimenticare, a Palermo l'omaggio ai giudici Falcone e Borsellino e agli agenti di scorta, ci sarà anche Mattarella. Radio 1 in onda dal capoluogo siciliano. Offensiva russa nel Donbass, sotto assedio la città di Severodonetsk. Si riaffaccia l'ipotesi di negoziati, gli Stati Uniti valutano l'invio di forze speciali per difendere la loro ambasciata a Kiev. Riforme, fisco e concorrenza, in arrivo le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia per accelerare sul PNRR. Palazzo Chigi, centreremo tutti gli obiettivi. Festa Milan 3-0 al Sassuolo e i rossoneri dopo 11 anni tornano campioni d'Italia. Inutile il successo dell'Inter sulla Sampdoria, si salva la Salernitana, in B va il Cagliari. Luana Cremasco in studio questa mattina per raccontarvi di quel 23 maggio 1992. Poco prima delle 18 l'attentato terroristico mafioso di Capaci che mise fine alla vita di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Tre le auto del convoglio coinvolte, altre 9 le persone che rimasero ferite tra poliziotti e semplici automobilisti. Una bomba che sconvolse l'intero paese. Radio 1 seguirà questa giornata con gran parte della sua programmazione in diretta proprio da Palermo, dove sono state organizzate le principali commemorazioni. E con Palermo, con Capaci, ci colleghiamo subito con l'inviata Francesca Malaguti. Siamo proprio nel luogo dove 30 anni fa la storia cambiò. C'è una stele altissima davanti a noi, ricorda le vittime di quell'attentato che, oltre a segnare la fine delle loro vite, fu pensato per terrorizzare. Impossibile non avere un fremito quando si passa davanti al cartello dell'uscita per Capaci. Sentiamo la ricostruzione di quel che accadde nel servizio di Arianna Di Giorgio. È un sabato pomeriggio, tre Fiat Croma blindate percorrono la strada che dall'aeroporto di Punta Rai si conduce a Palermo, divorata da un sole quasi estivo. Al bivio di Capaci, una, quella condotta dal giudice Falcone che aveva preso il posto del suo autista, rallenta, poi un'esplosione. Sono le 17.56, la prima auto del corteo, la Quarto Savona 15, viene sbalzata in un giardino di olivi a decine di metri di distanza. La seconda, la Croma bianca guidata da Falcone, si schianta contro quel muro di asfalto e detriti per via dello scoppio. Il giudice morirà 22 ore dopo tra le braccia di Paolo Borsellino. In serata anche la moglie Francesca Morvillo. L'Italia attonita di fronte alla diffusione delle prime notizie. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato. Arrivano i soccorsi, nelle comunicazioni via radio la concitazione di quei momenti. Un uomo, Giovanni Brusca, su decisione della cupola mafiosa diretta da Salvatore Riina, appollaiato sulla collinetta che costeggia l'autostrada, con un telecomando ha attivato la carica esplosiva, con una potenza pari a 500 kg di tritolo. La voragine sull'asfalto diventa la ferita di un paese intero, che a 30 anni, da quel sabato pomeriggio, aspetta ancora la verità. Ora qui a Capaci c'è il Giardino della Memoria, un luogo di rinascita dove oggi si svolgeranno alcune delle tante commemorazioni di Palermo. Si chiama Quarto Savona 15 come l'auto blindata degli agenti morti nell'esplosione. Ciò che resta della macchina viene portato in giro per l'Italia da Tina Montinaro, vedova di Antonio, caposcorta del giudice che non ha mai smesso di incontrare i ragazzi nelle scuole per portare la sua testimonianza. L'abbiamo incontrata. Io ai ragazzi racconto che in questa città non si poteva vivere, in questa città c'era il coprifuoco, in questa città avevamo le camere della morte, perché in questa città erano abituati a girarsi dall'altra parte. Siamo andati avanti con i giovani, nella coscienza dei nostri ragazzi, che sicuramente è migliore di quella nostra. 16 anni e 2 pronunce della Cassazione, 29 ergastoli e 9 pene detentive hanno dato un volto a esecutori e ideatori fino alle alte sfere di Cosa Nostra, ma per molti che hanno indagato la verità completa non è ancora stata raggiunta. Con Paolo Ranaldi da Capaci, vi restituisco la linea. La notizia della strage quel 23 maggio arrivò anche nel carcere palermitano del Lucciardone. I detenuti seguirono in TV la cronaca di quel pomeriggio. Gandolfa Trabunella era alla guida dell'istituto di pena che ospitava il maggior numero di mafiosi. La nostra intervista.
recatomi in istituto, ho appreso che da parte di alcuni detenuti c'erano state manifestazioni di gioia, applausi. Chi sono questi detenuti che hanno gioito? Non è stato possibile poterli individuare, loro non erano completamente sprovveduti per farsi notare. Quali nubi di calibro c'erano all'interno del Lucciardone? Michele Greco, detto il Papa, Mariano Agate, i fratelli Madonia, Ivernengo, manifestazione di gioia, applausi che chiaramente sono stati orrendi e offensivi, però sono stati soltanto alcuni, anche perché mentre i detenuti comuni poi sono venuti in udienza, cioè per esprimere il loro cordoglio, da loro c'è stato solo ed esclusivamente silenzio. Dopo le due stragi si sono susseguiti i decreti che hanno stabilito che i benefici penitenziari non potevano essere concessi ai detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali. Da Palermo, Rita Pedizzi, GR1. E siamo alla guerra in Ucraina. La Russia si dice disposta a negoziare, ma non ferma l'offensiva nel Donbass. L'inviata. Si stringe la morsa attorno a Severodonetsk, sempre più intensi i bombardamenti russi su questa città strategica nella regione di Luhansk, che rischia di trasformarsi in una nuova Mariupol, dice la commissaria per i diritti umani ucraina Denisova. E mentre da Sebastopoli si muove una grande fregata russa facendo crescere il timore di nuovi attacchi missilistici dal mare, non convincono Kiev le parole del capo negoziatore russo secondo il quale Mosca è pronta a riprendere i negoziati. Il presidente ucraino Zelensky prolunga ancora la legge marziale e la mobilitazione generale fino ad agosto. L'Ucraina incassa la conferma dell'appoggio incondizionato della Polonia, ribadito ieri dal presidente polacco Duda, accolto da un lungo applauso dal Parlamento ucraino. Duda assicura il proprio impegno per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma la Francia gela ogni aspettativa. Ci vorranno 15-20 anni, dice il ministro per gli affari europei Bon. Oggi faccia a faccia del presidente russo Putin con l'omologo bielorusso Lukashenko. Intanto gli Stati Uniti valutano l'invio di forze speciali per difendere la loro ambasciata nella capitale ucraina. Da Kiev con Massimo Vasciaveo, Cecilia Rinaldini, GR1. E il presidente americano Biden oggi è a Tokyo, in Giappone, seconda tappa della sua missione in Estremo Oriente. Dopo la visita all'imperatore Naruhito ha incontrato il premier Kishida, ha lanciato la nuova cornice di dialogo economico per l'Indo-Pacifico, iniziativa per rafforzare la collaborazione con i paesi dell'area su questioni che vanno dalle catene di approvvigionamento agli standard digitali alle infrastrutture. Su questo interviene però il ministro degli esteri cinese Wang Yi, che bolla come destinata al fallimento qualunque strategia che escluda la Cina. Torniamo ora in Italia per parlare della domenica di grande sport appena trascorsa. Formula 1, ciclismo, ne parleremo tra poco, ma su tutto la vittoria, la grande festa del Milan, campione d'Italia. Lo scudetto rosso-nero numero 19 arriva a Reggio Emilia in casa del Sassuolo. Lo conquistano Emiliano di Parma, Stefano Pioli strappandolo dal petto di un altro Emiliano di Piacenza, Simone Inzaghi. Le coincidenze della domenica finiscono qui, perché il resto non può definirsi una semplice coincidenza. Non lo è, crediamo, il definitivo ritorno di Milano dopo troppi anni di assenza. Il trionfo del Milan è il coronamento di un progetto partito da lontano, dalla programmazione di una società particolare gestita da un fondo e guidata dalla competenza degli uomini giusti. Giusti, messi al posto giusto, Pioli in panchina, Maldini e Massara a scegliere e prelevare i giocatori più funzionali al progetto. Non solo Ibra e Giroud, decisivo nei momenti decisivi, ma anche e soprattutto Leao, Rebic, Saelemaekers, Tonali e Theo Hernandez, per citare i più rappresentativi. Milan campioni d'Italia 11 anni dopo l'ultima volta. L'Inter li consegna lo scudetto dopo un derby infinito, mangiandosi le mani per l'imprevedibile scivolone di un mese fa a Bologna. Lo scherzo più riuscito del diavolo rossonero. Filippo Corsini, GR1. L'economia. Oggi Bruxelles presenta le raccomandazioni all'Italia sui conti pubblici. Avanti con le riforme, avverte, il piano nazionale di ripresa e resilienza è a un punto cruciale, 45 obiettivi da centrare entro giugno. Il tempo stringe, l'attuazione del PNRR è essenziale perché l'Italia è vulnerabile, troppo debito e poca crescita. La Commissione europea è severa con il nostro paese, anche se i passi in avanti ci sono, dalla competitività delle filiere produttive alla digitalizzazione dei parchi.
Ora la sfida è centrare ben 45 obiettivi entro il 30 giugno. In palio c'è la seconda tranche dei fondi, che vale 24 miliardi. Il pressing di Bruxelles si concentra soprattutto su tre riforme chiave. La prima, quella del fisco. Vanno ridotte le aliquote IRPEF e le tasse sul lavoro. La seconda riguarda la revisione del catasto e poi il decreto concorrenza. Secondo la piattaforma Open PNRR, che monitora la tabella di marcia, soltanto 9 target risultano raggiunti, 17 vicini alla conclusione. Lavori ancora in corso per la riforma degli appalti e sulla spending review e su diversi temi che vanno dai concorsi nella pubblica amministrazione alle multe per gli esercenti che non accettano pagamenti digitali. Masha Magaric, GR1. E sulle raccomandazioni di Bruxelles, fonti di Palazzo Chigi assicurano: centreremo gli obiettivi, molte riforme saranno approvate insieme. L'appuntamento più vicino e urgente è quello con il DDL concorrenza e con la riforma del catasto. Domani con la capigruppo al Senato sapremo se le raccomandazioni di Draghi e di Bruxelles hanno trovato terreno fertile. Per ora le divisioni nella maggioranza rimangono. I progressisti su fisco e concorrenza spingono sull'acceleratore. Lega e Forza Italia bloccano le riforme e mettono a rischio i 200 miliardi dell'Unione, avverte il PD Misiani. Per il 5 Stelle turco un accordo sulle concessioni è alla portata e non più rinviabile. Ma nel centrodestra i dubbi su balneari e catasto sono sempre lì e lo dimostra il secco no alle lezioncine di Salvini rivolto alla Commissione europea. Il segretario leghista interviene anche sulle scintille dentro Forza Italia, invitando Gelmini a contare fino a 5 prima di criticare Berlusconi. Rispetti il dibattito interno ad un partito che per il momento non è il suo, la replica della ministra, che poi incrocia le spade anche con Tajani. Il coordinatore azzurro chiede responsabilità e buonsenso. Gelmini risponde: responsabile sempre, ma con la schiena dritta. Lucio Bondi, GR1. Di nuovo la cronaca con un altro tragico anniversario. Un anno fa, infatti, la tragedia del Mottarone, in cui morirono 14 persone per il crollo della cabina della funivia che da Stresa portava in cima alla montagna. I freni bloccati, la fune logorata, questi gli elementi che emergono dall'inchiesta non ancora chiusa. Per primi a prestare soccorso, a salvare l'unico superstite, il piccolo Eitan di 5 anni, arrivarono i vigili del fuoco guidati da Corrado Bernasconi. La nostra inviata lo ha intervistato. La prima sensazione che abbiamo avuto è stata proprio quella dell'impotenza, cioè purtroppo quando siamo arrivati sul posto, al di là dei due ragazzi che sono stati estratti dalla cabina, per tutti il resto degli occupanti non c'era più nulla da fare, quindi ci siamo veramente sentiti impotenti. I due ragazzi erano Eitan e il fratellino, è stata la sua squadra ad estrarli dalle macerie della cabina. Sul primo elicottero è stato caricato Eitan, poi noi abbiamo risalito il pendio dove la cabina era precipitata, abbiamo estratto il fratellino che purtroppo poi nell'arco della nottata non ce l'ha fatta sopravvivere. E a voi è toccato anche dare un nome alle vittime. Ogni piccola traccia che ci permettesse di capire chi ciascuno di loro fosse è stata anche una parte difficile da affrontare. La ricerca degli effetti personali, il telefono cellulare piuttosto che il documento, il portafogli, che si trovava anche a decine di metri di distanza. Cosa significa risalire sul Mottarone oggi? Le immagini, a dir la verità, dalla nostra mente abbiamo fatto fatica a cancellarle, spesso in momenti di difficoltà. I rumori, le grida e ogni minimo dettaglio ci sono ancora tornate davanti agli occhi. Stresa, Carla Frogheri, GR1. È disponibile da oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 7.30 precompilato. Dal 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione così com'è oppure apportando eventuali modifiche. Il 7.30 precompilato del 2022 non presenta grandi novità dal punto di vista delle spese che possono essere inserite. Molto è stato fatto negli anni precedenti, ma una novità comunque c'è ed è la possibilità di inviare la dichiarazione anche per delega da parte di un familiare entro il quarto grado. Il tutto attraverso una procura per accedere allo SPID con cui, come si sa, si procede per fare la dichiarazione. Nel caso in cui la gestione non possa essere affidata ad un parente, sempre per procura potrà essere data ad un ufficio. L'altra parola d'ordine del 7.30 precompilato compilato 2022 che dovrebbe essere sempre più concepito come una garanzia per il contribuente, tradotto che vuol dire che la raccolta automatizzata delle detrazioni dovrebbe permettere di avere tutte le informazioni affinché si possano sfruttare al 100% tutte le agevolazioni previste dalla normativa. La dichiarazione potrà essere fatta sino al 30 settembre e fino al 30 novembre per chi si avvale invece dell'applicazione Redditi Web. Americo Mancini, GR1. Lo sport, abbiamo già detto del Milan in festa, ma festeggia anche la Salernitana, salva nonostante lo 0-4 interno con l'Udinese. Il Cagliari infatti non è andato oltre lo 0-0 a Venezia. In Serie B dunque retrocedono i sardi.
Il ciclismo, nella 15ª tappa del Giro d'Italia, trionfa Giulio Ciccone, l'abruzzese primo sul traguardo di Cogne dopo una fuga solitaria. Carapaz sempre in maglia rosa, oggi giornata di riposo. La Formula 1 nel Gran Premio di Spagna, doppietta Red Bull, Verstappen davanti a Perez, sul podio anche Russell con la Mercedes, quarto Sainz con la Ferrari, ritirato Leclerc con l'altra rossa. Il monegasco è stato scavalcato da Verstappen in testa alla classifica. Il prossimo appuntamento è domenica prossima a Monte Carlo. Sono le 7:14, la linea va ora ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi come detto lo speciale Radio Anch'io da Palermo nella giornata della legalità, 30° anniversario della strage di Capaci, con tutta la programmazione di Radio 1 in diretta proprio dal capoluogo siciliano. Giorgio Zanchini oggi trasmetterà in diretta dal convitto nazionale di Palermo, Giovanni Falcone. Restate dunque al nostro ascolto, buona giornata.